Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a Domenica con Gasi. Avevo menzionato che forse avrei fatto una piccola pausa per via della Fiera di Padova, invece c'erano troppe mail importanti e avevo voglia di leggere perché ci sono veramente dei racconti interessanti oggi. E non solo sui problemi delle macchine in generale, perché questa piccola rubrica, che è seguita da una parte del canale, è più piccola delle altre, ne sono consapevole e la porto avanti. A parte che rispetto a tantissimi altri video che fanno ha un seguito pazzesco. Ma questo video, queste puntate della domenica, non sono pubblicità lavorative, a parte che lo sapete. Però sono proprio una perdita di tempo, questa mia, ma che faccio volentieri, perché mi piace seguire la giornata insieme a voi e potervi portare dei racconti o delle esperienze viste anche da altre facce e da altre persone. Infatti, la prima mail che ho scelto è un discorso molto delicato, che non basterebbe una puntata di 3 ore, che ovviamente non possiamo fare, però voglio portarvi questo racconto e dirvi il mio punto di vista, che secondo me è importante sapere anche da tutte e due le visioni. Allora, ciao Gabri, mi chiamo Matteo e ti scrivo dalla provincia di Bergamo. Prometto che questo ragazzo è anche un mio amico su Facebook. Non ci siamo mai conosciuti, ma ci seguiamo abbastanza io posto pochissimo su Facebook, però so che ci seguiamo, ecco. Ti seguo da appassionato di auto e collega, tra virgolette, e in quanto anche io, seppur in maniera più piccola della tua, gestisco un'officina dove sono socio con mio zio. Allora, parentesi, è bellissimo il modo in cui lui ha scritto collega, perché chiaramente noi trattiamo due generi di auto completamente diverse e lui se ne guarda bene dal fare le macchine d'epoca, come io non faccio le macchine moderne. Ed è per quello che ci si capisce. Infatti, una volta aveva messo, faccio una parentesi, dopo vado avanti. Aveva messo un post su Facebook, vado a memoria, del consumo irregolare dei freni anteriori e posteriori di una macchina, no? Chiaramente le macchine consumano tutte di prima i freni anteriori dei freni posteriori, perché la macchina chiaramente frena molto di più davanti e quando freni il peso va davanti. Ci sono alcune macchine che consumavano, parlo al passato, anche se per me è il presente perché le vedo ancora, i freni al posteriore. Allora ci siamo messi a discutere, ma non a litigare, a discutere. Cioè dire, io non ho mai visto una macchina che consuma prima i freni dietro che davanti. Gli ho detto, guarda, come no? Adesso mi viene in mente subito, la Prisma 1600 era una macchina. Lui chiaramente mi ha risposto, ok Gabri, io di Prisma 1600 non ne ho mai vista una. E allora lì poi ci siamo messi a ridere, perché giustamente non è la sua realtà ed è bello che sia così, no? E comunque abbiamo avuto uno scambio di vedute che per me è la cosa più bella in assoluto. Mi piacerebbe che ci fossero molti più colleghi, anche togliendo le virgolette, perché comunque apparteniamo tutti al mondo della meccanica, che purtroppo andrà a scomparire, e di questa cosa, Matteo, devi rendermene atto, sei più giovane di me, quindi secondo me bisogna anche specializzarsi su qualcosa. Questo è il mio punto di vista. Cioè, non è che andrà a sparire, ma andrà diminuendo tanto, perché non è che una cosa sparirà, perché prima che sparisce passeranno non so quanto, ma cambierà molto. Quindi dobbiamo decidere, cioè dovete decidere naturalmente. Io mi sono già astenuto da questa cosa. Dovete decidere se adeguarvi a quello che arriva, che è una scelta che hanno fatto anche altre persone, anche sui canali YouTube, chiaramente specializzandovi su quello, oppure andare controcorrente, però dovete scegliere una posizione, questo è per il futuro. Ma comunque, sono socio con mio zio. Seguendo il tuo canale dove spieghi dettagliatamente e accuratamente tutto quello che fai delle auto, sia a livello di riparazione, sia a livello tecnico, vedo in te un grande amante del tuo lavoro. Questo è quello che trasferisci nei tuoi video. Passione, esperienza e un bagaglio tecnico sulle auto davvero eccezionale. Ok? In tutto questo, però, secondo me si dovrebbe dedicare 10 minuti in una puntata a spiegare la pazienza che hai e che bisogna avere con i clienti. Trattare con il cliente, far capire al cliente che non vuol capire, insomma, la realtà quotidiana di un'officina. Bisognerebbe trasmettere anche a loro cosa prova un professionista quando sente certe lagne o cazzate. Oppure si dovrebbe fare un TripAdvisor per recensire i clienti. Credo che alcuni non uscirebbero più di casa. Scusa per la lunghezza del messaggio, ma era uno sfogo personale di uno che tante volte vorrebbe mollare e vendere tutto. Un abbraccio con tanta stima e complimenti per il canale. Allora, Matteo, tu pensi che a me non venga in mente questa cosa? Io l'ho scritta qualche volta, a me viene veramente in mente di vendere tutto. Lo fai, lo faccio, quando vedo le soddisfazioni come le mail che leggerò dopo. È quella la cosa che ti fa andare avanti. Allora, parto dal fondo della mail, che per me è la cosa più importante. Allora, chiaramente
parlare delle lagne dei clienti, questa è una cosa che veramente non basterebbe una puntata di 3 ore. C'è gente che purtroppo, tanta gente, non si mette dall'altra parte della barricata, in tutti i lavori, non nella meccanica, può essere anche la ristorazione, l'edilizia, qualsiasi cosa, l'idraulica, che cazzo ne so. Ecco, magari i film pornografici no, perché dall'altra parte non mi piacerebbe stare, ma comunque. Perché? Comunque. Allora, ridiamo naturalmente, la puntata è fatta anche per quello. Comunque, bisognerebbe. Allora, innanzitutto le recensioni, che è una bella idea, perché le recensioni molte volte ti aiutano. Il problema è che quando tu dai la penna o la bocca a chiunque, per fare quello che vuoi, tutti sono giornalisti, anche chi non ha le competenze per farlo. E molte volte, quando si spara sentenze, dopo uno glielo fa notare, ma il danno è già stato fatto. Guardate molto in piccolo, ma in piccolo, quando menziono qualche commento sbagliato, brutto, non dico offensivo, anche se a volte sono offensivi, che appaiono sul canale, poi glielo fai notare, non ti dico tutti, ma 6 su 10, dopo un cambiato versione o hanno cambiato modo di approcciarsi, ma il danno ormai l'hai fatto ed è brutto. Quindi, innanzitutto, una recensione non dovrebbe metterla chiunque senza aver usufruito dei servizi dell'officina. Quindi si potrebbe fare che nelle fatture c'è un co potrebbe farlo lo Stato, visto che incassa tanti soldi, ma tanti. Potrebbe dare un codice come può essere il codice SDI, dire ok, tu hai usufruito dei servizi di questa officina, quindi hai fatto, che cazzo ne so, un tagliando, una frizione, i freni posteriori della Prisma. Oppure, ok, vuoi recensire questa officina visto che ne hai usufruito? Perfetto, e lo puoi fare. Ma c'è anche il contrario, cioè il problema è che quando un privato o tante persone su Google mettono una recensione anche con profili finti, non vedete quanti che vengono fuori intanto anche a Striscia la Notizia o su internet? Delle realtà con una marea di recensioni fasulle. Cioè, ci vuole qualcosa che. A parte che si vede perché magari sono date in 2 o 3 mesi e quindi è chiaro che c'è stato questo boom di gente. Ah, tutti bravi, bello, buono e simpatico. Ok. Anche perché la gente ha un sacco di profili falsi, quindi anche questa cosa qua. Cioè, ci vorrebbe qualcosa che controllasse il web e il potere di giudicare gli altri. Perché una volta che una persona è stata giudicata e attaccata, anche difendersi è brutto. Perché? Voi mettete il commento negativo ed è legittimo, perché chiaramente se una persona si è trovata male deve dirlo. Peccato che c'è un punteggio di stelle e il contrario non può succedere. Quante volte si dà un giudizio su una. Non parlo di internet, un giudizio su una persona sbagliato e si parla male, quindi si sparla, esse parla dietro a una persona. Lì si crea un danno a quella persona. Soprattutto se si sparla e se non si ha le competenze per farlo. Solo che finché si parla al bar o con amici, il danno è circoscritto in questa cerchia di persone, a meno che quello non parli con l'altro ancora, dopo si allarga a macchia d'olio, ma è comunque molto molto meno di un commento devastante o un post su Facebook. Questo bisogna azionare il cervello. Poi ci sono delle persone che. E non è questo il caso di quello che parla Matteo, naturalmente, che tu gli scrivi un post di una cosa che gli hai fatto notare che è oggettivamente sbagliata, che ne so, mi hai consegnato un fregio della Maserati, sto sparando una cosa a caso perché abbiamo parlato di Maserati. Quindi è chiaro che se tu mi consegni il fregio nuovo per la calandra anteriore, per il biturbo e poi ce l'hai bisogno per la Ghibli che sono diverse, ah no, ma guarda, va bene così e quindi è chiaro che lì c'è il giudizio negativo. Io non sto parlando di questo. Io sto parlando di giudizi negativi perché magari quel giorno lì il cliente era mestruato oppure anche il gestore dell'officina ha avuto un problema che ci può stare, deve potersi riscattare, magari chiedere scusa, trovare una quadra. Io leggo dei commenti proprio brutti, fuori luogo, soprattutto, ecco, a me con i commenti mi sarà capitato un paio di volte. Tra l'altro, quelli che mi hanno scritto negativi abbiamo sempre risposto in maniera educata, perché cosa devo fare? Cioè, è andata così, è andata male, non è che posso dirgli. Invece ci sono quelli che fanno polemica sempre. Quello che mi dà più fastidio sono i post su Facebook, perché sono tutti leoni da tastiera. Poi li chiudi in uno sgabuzzino, entro io nello sgabuzzino, spengo la luce, con lui tutto tranquillo. Quindi quella cosa lì. Questo mi dà molto più fastidio, perché poi lì diventa una chiacchiera da bar. Però bisognerebbe poter recensire anche la gente, perché tu lui ha detto una cosa sacrosanta, lui ha dato un giudizio all'officina, va bene.
Questa persona sarà andata in qualche ristorante, in qualche bar, parrucchiera, meccanico. Quindi anche lui deve avere un bagaglio di giudizi di altre persone verso di lui per capire se questa persona è attendibile o meno. È come il venditore di eBay, è la stessa cosa. Anche lì c'è un giudizio, ma anche chi compra ha un giudizio. Quindi quello voglio dire, secondo me questa è una cosa molto giusta, ma non bisognerebbe arrivare a questo, secondo me. Perché se già si limitasse con il potere di poter giudicare, quindi io ho gente, io ho nomi, alcuni, di persone che non sono mai venute in officina e c'è un giudizio con una stella, senza motivazione. Il nostro giudizio è molto alto come officina, ma va bene, ma anche se fosse meno, tanto la gente viene lo stesso, non è quello il problema. Però io ho gente che non è mai venuta qua e non ha neanche mai telefonato qua. Non sono molti, però queste persone qua sono dei distruttori. E ci sono delle realtà che ne hanno molte di questa gente qua. Quindi è questa la cosa che è sbagliata. Innanzitutto bisognerebbe dare, come ho detto prima, riassumiamo, il potere di giudicare, che è legittimo e sacrosanto, a una persona che ha usufruito i servizi. E già scremi un po' di perditempo. Anche quelli che hanno utilizzato i servizi, bisognerebbe anche che loro avessero un punteggio a loro modo. Quindi sono perfettamente d'accordo. Il fatto di mollare tutto... Noi purtroppo, Matteo, viviamo, e questo mi sento di dirlo, io non voglio dire che all'estero si stia meglio, perché io all'estero non ci abito, quindi non lo posso giudicare. Io parlo dell'Italia, quindi io non dico, parlo male dell'Italia e dico, se andassi in Germania starei molto meglio. Non dico così perché non ne ho idea. Vi posso dire che l'Italia ce la mette tutta per farti mollare. E molte volte, ancora oggi, sono stato sul punto di farlo, perché non ne vale la pena. Cioè, se io tiro i conti delle ore che dedico all'azienda, di quello che faccio, del rischio di impresa, perché io non produco penne, purtroppo, ma produco automobili che sono sempre... riparo automobili che sono sempre in giro, rotture di cazzo, gente che non capisce che le macchine di 30 anni fa si guastavano anche da nuove, quindi tutte queste cose. Quindi io ho sempre un pezzo soggetto ad usura, magari ti chiamano 7-8 mesi dopo che non ti ricordi neanche quello che gli hai fatto alla macchina. Capito cosa voglio dire? Quindi io sono stato vicino e ci sono tuttora al punto di lasciare. Vado avanti perché ci sono delle cose che ti danno la forza di farlo, e credetemi, non è sempre economica, perché se fosse una cosa economica io come tanti altri lavorerei dal lunedì al venerdì, sarei l'ultimo ad arrivare e il primo ad andare via. E non è così, è esattamente il contrario. Non lavorerei il sabato e la domenica. Cioè, ieri mi sono ritirato un pomeriggio di raduno, il sabato pomeriggio, che dovrebbe essere una cosa normalissima. Quando mi hanno visto al raduno, ma amici, amici veramente, mi fanno: cazzo Gabri, cos'è successo che sei a un raduno? Ma è possibile sentirsi dire una frase del genere? Adesso, chiaramente, quella era una battuta, ma la dice lunga una frase del genere. Cosa ci fai qui? Oggi nevica. Tutte battute, ma tutte realtà. Non è possibile, cioè ho 40 anni scarsi e li faccio a febbraio. Quindi, cioè, non... E anche tu, Matteo, che penso che a naso avrai una decina d'anni meno di me, forse neanche, e che mi dici questa cosa qua, è un problema. È un problema che adesso tu c'hai 30 anni, 32, quello che è. Quando ne avrai 50 o 45... E bisogna ragionarsela un secondo, perché fischia, la passione ti porta fino a un certo punto, dopodiché uno deve anche vivere, e vivere si vive con le soddisfazioni. Perché io lo dico sempre, quando cercavo i nuovi collaboratori, no? Dicevano: guarda, è solo una questione di soldi, perché se è solo una questione di soldi, tu puoi prendere anche 5.000 euro al mese, ma ti metto ad asfaltare le autostrade e ti tratto a pesci in faccia, tu sei oggettivamente in un posto di merda. Quindi guadagni un sacco di soldi, ma pensare soltanto alla domenica sera, che lunedì mattina devi andare al lavoro, ti senti male. Non bisogna arrivare a questo. Non dico che bisogna divertirsi, ma il lavoro fa parte di noi. È la parte più grande della giornata. Quindi è la parte in cui... Lasciando perdere quando si dorme, è la parte più lunga della giornata. Quindi se non è piacevole quella, o abbastanza piacevole, abbiamo un problema. Comunque un abbraccio, spero di averti risposto bene. Allora, ciao Gabri, adesso qui lui mi ha mandato due foto, una macchina che mi sta un po' sul Cristo. Allora, ti seguo ormai il canale da diversi anni, ho cambiato scrivania, quindi qua ci sono un po' di bigliettini sul monitor, non è che legga benissimo. Allora, seguo ormai da diversi anni il canale, dove innanzitutto devo farti i complimenti per lo splendido lavoro svolto. Ti ringrazio.
quasi per colpa tua, mi sono convinto ormai 2 anni fa a comprare una 156 1.8 Twin Spark, come mia auto di tutti i giorni. Scherzo, mi ha influenzato un po' la mia scelta di alcuni video. Ok. Ti scrivo per te, sono sempre stato appassionato di auto storiche. Ne ho già avute un paio come mezzi di prova, come una 500L che ho venduto più per mancanza di spazio che utilità che altro. Per chiederti un consiglio e per raccontarti parte della mia esperienza attuale. A febbraio ho trovato, ferma dal 2013, una Rover 100 Cabrio. Madonna. Con solo 113.000 di... Solo, è come averne 780.000 su un Audi A8 diesel, non benzina, diesel. Vabbè, a parte scherzi. Il proprietario voleva disfarsene, al crede, e dopo una piccola trattativa sono riuscito a portarla via per 1.000 euro. La trattativa è stata... La vuoi questa macchina? È tua. Naturalmente. Scherziamo, solo che mi viene da ridere. Solo 1.000 euro. Le condizioni degli interni sono perfette, esterni con qualche piccolo graffio, motore che gira, batteria ovviamente scarica, ammortizzatore posteriore destro andato, ma ricambio fornito dal proprietario. Unico guasto, la pompa della benzina immersa non funzionante. Va bene. Da qui parte il calvario. Strano, cazzo, vanno così bene. Robe perfette, lo dico, la gente si incazza, mi dicono no, io l'ho avuta, va benissimo. Io ne ho viste 4 nella mia vita, ce ne sono guastate 5, ma comunque va bene. Da qui il calvario. Sono alla terza pompa sostituita in questi mesi, essendo riuscito praticamente a fare soltanto 140 km con la macchina operativa. Una buona percorrenza questa, secondo me. 140 km, se sono tutti insieme, poi deve essere una cosa mega galattica. In quanto dopo un po' di uso, o col serbatoio a metà, la macchina si accende, ma non tiene il minimo e si spegne anche in marcia, per riprendersi al momento in cui la metto in folle, per intenderci. Ora, ovviamente, tutto considerato, siamo ancora con una spesa che direi più che accettabile, è vero. Considerato condizioni generali del mezzo e rarità dello stesso, in allegato ti mando 2 foto, che a vederla così è anche bellina, cioè bellina, è bella nel senso delle condizioni. In tutto questo, infatti, non saprei come continuare, se cercare qualcuno interessato, in quanto purtroppo col fallimento Rover e il fatto che vivo in Sardegna, trovare qualcuno esperto che sappia risolvere è praticamente impossibile. Grazie ancora, Giacomo. Allora, perché ho letto questa mail? Cioè, chiaramente, a parte le battute della macchina, che riderà anche il proprietario. Per dire che una macchina non funzionante e ferma, dovete tenerla in considerazione. Cioè, non date per scontato, perché questo qui è il problema delle trasmissioni televisive. Prima delle trasmissioni televisive, questo problema qua non c'era. Per la gente, per il privato, o anche per l'officina. Comunque, per il pubblico, macchina abbandonata può essere anche nel box, perché abbandonata fuori hai un altro problema. Quindi, macchina abbandonata uguale dispiacere. Quindi, se la macchina vale 40.000 euro, abbandonata ne vale 5, 6, 7, 8, 10. Oppure vale di più a pezzi che intera. Da quando c'è stato il boom di ste macchine d'epoca, tutti vogliono spendere di meno. Quindi dicono, ma che cazzo me ne frega di comprarne una già a posto, o perlomeno perfettamente funzionante, sto sparando e non so neanche cosa valga, 4-5.000 euro, la pago 1.000. Adesso, questo è il caso di questa macchinetta qui, ma il discorso è, io ho scelto questa main perché è amplificabile a tutte le altre auto. Cosa me ne frega, ma io compro una macchina, la pago 1.000, se spendo 500 euro ho risparmiato un sacco di soldi. Attenzione, non è detto che sia né sì né no, ti può andare di culo, c'è il rischio di impresa, quindi dovete fare gli imprenditori in quel momento lì. E attenzione, perché all'imprenditore può andare male, ripeto, può andare male. Quindi questa persona, lui il tempo non ci guarda, perché probabilmente di tempo ne ha tanto e sono contento per lui. Però i lavori lui li ha fatti in autonomia, credo. Fra andare a prenderla, tira fuori la pompa e pulisci il serbatoio, perché io non conosco questo bidone, però immagino che dentro nella pompa benzina sia fatta come le Volkswagen o le Fiat, quindi si sarà sciolta la gomma e pulisci il cestello, almeno che non sia da cambiare, perché loro ti daranno la pompa immersa, ma tutto il resto degli ammenicoli si sarà rovinato, no? Ok, pulisci il serbatoio, butta fuori la benzina, mettici la benzina nuova, compra la pompa, controlla l'impianto, perché in questo caso non era ferma da moltissimo, ma comunque l'impianto deve essere a posto. E meno male che la macchina andava. Questo ha girato la chiave e la macchina è partita. E lui si sta incazzando per le pompe benzina. Perché magari
probabilmente lui sta montando su una pompa benzina che non era la sua, affidandosi al fatto che quella che aveva era quella montata. Ma se la gente prima aveva fatto un errore, è come l'assegno della distribuzione: se tu segni col pennarello le pulegge e non sai quello che aveva fatto quello prima, tu non fai nient'altro che ripetere il medesimo errore. Cambio le candele, cosa compro? Oh, che bello, guardo quelle che c'erano su. No, è una stronzata. Ci sono le tabelle comparative, perché se quello di prima ha montato le candele del Fire e tu hai un RS4, sì, la macchina va in moto probabilmente, perché la scintilla la fa, ma non è la sua candela. Detto questo, noi non sappiamo che lui, poverino, si è basato, chi cazzo l'ha mai vista sta macchina, non so neanche dove si apre il cofano. Questo ha tirato fuori la pompa benzina, ha detto: oh, che bello, Bosch, sto sparando, è 0280 115 114, prendo questa, la schiaffo su, magari ha preso una comparativa, quindi una pompa del cazzo, l'ha messa su e questa pompa qua si brucia, bisogna vedere se si scalda, bisognerebbe attaccare un manometro per vedere la pressione. Ma dove voglio arrivare? Voglio arrivare che lui il problema, bene o male, è circoscritto alla pompa della benzina. Ma pensate, se guardate soltanto che è una piccolezza, la Polo nuova che avevamo ritirato, che l'ha presa la sorella di Gabri, era nuova, è 19.000 km. Va bene, pompa benzina distrutta con il galleggiante e il resto. Siamo diventati scemi per modificare l'impulsore che ha sullo spinterogeno, perché lo spinterogeno è fornito da Volkswagen, non sanno quando arriva e costa tipo 450 euro, una follia. Invece ti danno l'impulsore, ma ce ne sono 2500 tipi diversi di sto cazzo di impulsore. Quindi trova il suo, salda gli fili, mettili in moto, molto bene, sembrava finita lì. Poi si è spaccato, l'ha usata un giorno, si è spaccato perché era tutto secco e andava bene la macchina, si è spaccata dove c'è il selettore, i pomellini, i tondi di plastica con i fermi dentro nel supporto della leva delle marce, quindi aveva la leva delle marce che andava in giro. Perfetto, cambiali quello lì. La usa un momento, l'alzavetro lato guida l'ha lasciato a piedi, poi magari non c'è più niente. Però era una macchina nuova con pochissima strada, ma ferma da un sacco di tempo. Quindi le macchine ferme bisogna prenderle stando dalla parte della ragione. Cosa vuol dire? A me sta bene, dico ok, la prendo e me la sistemo io, ok. Ma devi essere consapevole che la macchina può essere un'incognita, quindi ci possono essere tanti soldi da spendere per farla andare bene. Questo ragazzo qua, attenzione, questo racconto qua vi può servire sempre per il solito discorso delle fiere. C'è un sacco di gente che tira fuori le macchine, non questo povero Cristo, che tira fuori le macchine dai fienili, gli cambia l'olio e il filtro, lo mette in moto, per loro la macchina è a posto. Questo qua ha fatto 140 km. Se questo cambia la pompa della benzina, mette in moto questo cesso, fa 3-4 km, la parcheggia, la macchina per lui va bene. Questo se ne è accorto perché l'ha usata la macchina. Ma quante persone lo fanno? Lo fanno i professionisti, quelli che ci tengono a dare la macchina a posto. Non dobbiamo correre, dobbiamo andare in fiera, abbiamo ritirato quella, la portiamo, macchina a posto. Macchina a posto, l'hai provata per dire che è a posto? Quindi questo racconto qua è molto interessante. State all'occhio. Tanto poi non serve a niente, perché la gente poi fa quello che vuole. Vuole spendere poco. Non tutti, ma comunque vuole spendere poco. Ciao Gabri, sono Davide, ho 42 anni, sono dalla provincia di Cuneo. Possiedo tre vecchiette, Fiat 500 del 69 elaborata, strano, sono tutte originali. Una Triumph Spitfire 1500 del 75, una Suzuki Samurai 1300 nel 91, portata a casa a marzo, che pian piano sto ripristinando. Complimenti per quello che fai. Vengo subito al dunque. Come ti ho già scritto, sto lavorando sullo zucchino, nomignolo che ho affidato al Samurai, ma nel mio cervello si è già insinuato il tarlo relativo alla prossima vecchietta da mettere in garage. Voglio una Maserati biturbo. Alla mia piccola collezione vorrei aggiungere sia una berlina di lusso che una coupé dalle prestazioni esaltanti. Quindi perché non scegliere una vettura che unisca in una le due tipologie? La biturbo in versione 4 porte fa proprio al caso mio. Tra l'altro io ho una 424, non vendo, ho una 424 verde inglese con l'interno nero con 69.000 km, addirittura con unico proprietario, addirittura col suo pulsante elettrico per aprire lo sportello della radio, che non ce l'ha quasi nessuno. Comunque, infatti ho già iniziato a farmi una cultura sul modello, leggendo tutto quello che riesco a trovare. Fantastica la 424 nera che hai presentato in uno dei tuoi video, quella era veramente eccezionale, bellissima. Diciamo che è lei il mio punto di arrivo, ma dovendomi avvicinare per la prima volta al mondo Maserati, nello specifico alla biturbo, preferirei farlo con una declinazione meno impegnativa, sia sotto il punto di vista tecnico che economico. Per questo motivo mi sto interessando alla biturbo 420, prima serie a carburatori. Se ne trovano parecchie in vendita, anche in
apparentemente in buone stato, in buone condizioni e a cifre ragionevoli. Mi piacerebbe sapere qual è il tuo punto di vista in merito alla Biturbo 420. Nel video della 424 ne hai detto che avresti fatto altri video della Biturbo. Ho anche già visto quello del recupero della 422 del deposito. Insomma, la consiglieresti una 420, sì o no? È un'auto in cui se ne sono state dette e sentite di tutti i colori, spesso a sproposito. Come giustamente hai detto tu nel video della 424 nera, volendo portarsene una a casa, che consigli ti senti di dare a chi come me vuole imbarcare in questo tipo di avventura? Ti ringrazio e saluto cordialmente Davide. Allora, innanzitutto, la Biturbo 420 non c'entra niente con la 424. I problemi. Non erano problemi. Il problema grosso delle Biturbo è stato la gestione di Tommaso, che per vendere, il classico venditore, ha buttato fuori le macchine a cui non era stato fatto i collaudi. I collaudi erano i proprietari, vi potete immaginare. Con la preparazione bassissima, perché le macchine, i motori venivano assemblati in via Ciro Menotti a Modena, alla Moserati, e arrivavano alla Innocenti che facevano le mini tre cilindri. Quindi arrivavano ste macchine sui camion e, cazzo, ci sono le fotografie delle macchine nuove in consegna, delle macchine nuove in arrivo che non andavano per i vapor load dei carburatori e il resto. Quindi hanno avuto dei problemi risolvibili, ma erano difetti di gioventù che hanno avuto tutte le macchine, con la differenza che qua, avendole fatta l'esperienza ai clienti, la nomea si era creata. E dopo, per cambiare una nomea che si è insinuata nelle persone, è difficile farle cambiare idea. Le 424, le 224, le Ghibli andavano molto, ma molto meglio. E ricordatevi sempre che comunque erano auto artigianali, assemblate alla bene meglio. Ecco, dentro sono molto belle, però sono assemblate alla Innocenti, con pezzi economici. Però è bellissima vederla dentro. Io la vedo come una macchina artigianale, quindi quello che una persona può vedere dei difetti, io ci vedo dei pregi. Mi piace pensarla così. Poi, ripeto, non è che devono pensarla tutti come me. Allora, tu chiaramente hai parlato di 424, che va molto bene, va molto forte perché ha 245 cavalli. Sei passato alla Biturbo 420. Allora, ce ne sono tante perché è una macchina che costava relativamente poco, cioè con pochi soldi saltavi su una berlina che all'epoca aveva 185 cavalli, si impennava sta macchina. Andava forte, andava molto forte. Le turbine erano buone, erano IHI senza l'intercooler. Però molte persone non sanno che quelle turbine lì, dopo una tirata, bisogna lasciare la macchina in moto al minimo, in modo da poterle fare raffreddare, perché se tu le spegni, la turbina gira, la lubrificazione non arriva, puoi rompere le turbine, soprattutto su turbine senza l'intercooler che scaldano da maledette. Quindi quella aveva proprio il problema di scaldare. Il fatto della partenza a caldo è un tallone d'Achille, ma è una, diciamo che è una cosa che con qualche modifica si può migliorare. Poi vabbè, in sedi diverse vi posso anche spiegarvelo. Non si risolverà completamente, però si può migliorare. Le macchine non vanno male. La distribuzione e il registro delle valvole è un incubo, perché è un tre valvole per cilindro con un piattello unico che prende un angolo. Cioè, ci vuole un'attrezzatura particolare. Sono macchine costose, non dimenticatevi che è una Maserati. Quindi, anche se voi la pagate poco, è sempre una macchina molto costosa. Qual è il problema? Se io vado a comprare un 208, un 308 come la mia, la pago 80, 90, 70, 80, 90 mila euro, sono preparato che se succede qualcosa in una Ferrari. Qui invece dici, che cosa me ne frego, io la pago 7-8 mila euro, macchina non costa niente. No, perché dopo ci sono i guai e costano come le Ferrari. Quindi le macchine non vanno male. Bisogna sempre ricordarsi che il valore di queste macchine lo fa la manutenzione che la macchina ha avuto ed è stata data nel corso degli anni. Voi mi direte, come faccio io ad averlo? E qua torniamo indietro, con la storia documentata delle macchine, o il restauro documentato, o gli interventi fatturati, ma non sul foglio di carta con scritto chi distribuzione per spendere meno. Già lì, questa è una cosa che mi fa scappare. Io vedo macchine che mi portano i clienti Maserati, belle, con il plico di bordo, oppure con una cartelletta con su tutti i lavori fatti, le fatture fatte. Allora lì va bene, perché abbiamo un punto di partenza. Poi i problemi possono sempre capitare, ma abbiamo un punto di partenza. C'è da dire che adesso, dopo il video delle Maserati, molte persone hanno tirato sicuramente un sospiro di sollievo, perché molti particolari che non si trovavano sono stati rifatti nuovi da Daniele e dalla sua azienda. Attenzione, migliorati anche rispetto al passato, che è una cosa importantissima, perché io sono per le cose originali, eh. Quindi io sono, Daniele lo sa, io sono per le cose originali. Però
Però ci sono delle parti originali della macchina che erano più deboli di altre. Io le Maserati di quel genere non le conosco così bene, sono sincero. Le conosco, ne ho due, però tre. Però non è che ho tutta l'esperienza di Daniele, è giusto che sia così. Però vi posso dire, sulle Lancia e sulle Fiat, vi posso dire che gli ammortizzatori originali erano delle merde. Quindi, scusate il francesismo, quindi se io prendo un Cayaba, un Morro, è molto meglio di prendere un ammortizzatore originale. Quindi non tutto quello che è originale è migliore. Quindi io ti consiglierei di prenderla, ma non stare a lesinare sul prezzo. Questo non vuol dire di regalare dei soldi. Guarda varie macchine, visto che ce ne sono tante, e cerca una macchina con una manutenzione che sia certificata. Ciao caro Gasi e a tutti voi che seguite il canale. Necessario il vostro aiuto perché non so veramente una mazza del volano bimassa. Innanzitutto chiedo, viene disegnato da molti come un vantaggio, ma siamo sicuri che lo sia veramente? Io ho una BMW 320 C46 del 2000, molto simile a quella che avete commentato in video. Confermo anche le magagne che alla fine sono state perdonabili. Ma nel 2012 l'ho acquistata, ma sempre mi ha dato fastidio, ora che si è parecchio intensificato ancora di più, il tremolio del corpo vettura quando rilascio graduatamente il pedale della frizione. Il classico ta-ta-ta-ta-ta, insopportabile. Nessuno mi ha mai dato una risposta soddisfacente, ma va per la maggiore il fatto che il volano sia doppia massa e che esistano addirittura delle modifiche per convertirlo a monomassa. Quindi non era meglio avere il monomassa? E allora perché chiedo un'auto di un certo tipo che costano di più hanno il volano a doppia massa? Io sono classe 75 e quando ero ragazzino ricordo che le Mercedes V124 con cilindrata superiore a 2000 cc montavano il doppia massa. Vantaggio? Boh! E chi lo vuole se poi bisogna correre ai ripari per convertirlo? Insomma, è paradossale che per colpa di un volano che fa rumore di stoviglie si debba sostituire tutto un kit frizione quando magari il materiale d'attrito usurato è solo per la metà. Allora, sì, allora, gli ingegneri che hanno creato il volano biomassa non sono dei coglioni, considerando che poi era stato espanso su tutte le case costruttrici. Ci sono delle macchine che sono più condannate di altre. Allora, io mi ricordo all'epoca, quando facevo il meccanico normale, chiamiamolo normale così, che si faceva qualche modifica. Io mi ricorderò sempre che all'epoca, quando era uscita la modifica, tutti la vedevano come l'oro colato, no? Cavoli, convertiamo le macchine a volano fisso, no? Sì, sì. Io mi ricordo che una Peugeot ho dovuto rimettergli sul volano doppia massa, perché vibrava. Cioè, ma vibrava la macchina andando. Quindi, se ci sono delle modifiche, delle strutture anche legate all'albero motore o al resto, che la casa madre ha ritenuto opportuno mettere il volano doppia massa, è così. Ci vuole il volano doppia massa. C'è da aggiungere una cosa. Ci sono delle macchine che, guarda caso, hanno il volano doppia massa da 30 anni, tipo il V124, il 300, come ha detto lui, quindi non il 200, il 300, oppure la classe C, tante BMW che però problemi non ne hanno mai dati col volano doppia massa. Perché? Perché è la qualità del volano che è diversa. Quindi non è il progetto del volano, è il materiale che si usa della macchina. È questa la differenza. Poi chiaramente molte esperienze si fanno sul posto. I primi JTD erano un disastro di volani doppia massa. Però comunque, molte volte togliendo il volano doppia massa non si risparmia i vantaggi. Sei arrivato, capo. Bravo. Ciao. Comunque, il volano doppia massa di solito è un dispiacere, però non è sempre così. Questo è quello che mi sento di dire. Dipende dalle macchine e anche dai volani, perché io posso avere un volano di un TDI che ha fatto 300.000 km, che faccio la frizione magari perché è finita. Ho provato a montare dei kit volano anche di marca e dopo 30.000 km sbattevano. Volani nuovi, quindi. Allora, ciao Gabri, sono Simone, il Sivo da Perugia. Ho scovato per caso il canale da qualche mese. Ti faccio i complimenti per il modo naturale, estremamente competente e simpatico che hai di raccontare le auto. Grazie, ti offro davvero. Non so se sono attinente al tema settimanale, ma provo ad approfondire e raccontare un fatto successo qualche anno fa. Non mi sono mai preso grosse fregature, beato te. Ma forse nemmeno a caso che sto raccontando mi sembrano strani certi comportamenti. Allora, come dicevo, sono di Perugia, auto aziendali tutte officine. Auto aziendali tutte off, scusate. Mi trovavo a Parma per lavoro con la mia auto, Alfa 145 1007 Boxer 16 valvole, minchia.
Spero che ti pagano bene il trasferta al chilometro, perché me la faceva i 4 quella macchina lì. Comunque, vabbè. Dopo una cena e una passeggiata in centro verso mezzanotte, di rientro in hotel, 60 km orari, la macchina si spegne. Accosto in folle, morta. Telefono scarico, piena campagna. Ci mancava solo il temporale! Non uscire. Non uscire. Che cazzo sei andato a mangiare? Ma comunque, sono tanti bei posti. Piena campagna. Suono qualche campanello. Meno male che c'erano delle abitazioni, perché mi è scritto aperta campagna. Niente, nessuno. Esce col Winchester. No, esce col calibro 12, hai suonato. Niente, autostop. Dopo un po' si ferma qualcuno che gentilmente mi porta in un hotel. E lì ti è andata di gran culo. Mattina dopo, vari contatti telefonici per informazioni, vengo allora, mattina dopo, caro attrezzi. Cerco a casa un'officina Alfa Romeo, diagnosi veloce, una distribuzione rotta, perché abbiamo due bancate diverse. Motore boxer. Ho perso il filo del discorso, vedi? Panico. Dopo una settimana circa, preventivo, 2000 euro. Minchia. Più del valore dell'auto. Dilemma. Decido che è ok, la sistemo. Dopo vari contatti telefonici per informazioni, vengo contattato, l'auto è pronta, vado in treno, quindi passa del tempo, la ripara. Il proprietario mi dice, ok, tutto a posto, bene, entro in auto, metto in moto, non sono un meccanico, ma la macchina faceva letteralmente qua e là in orizzontale, vibrazioni fortissime, io penso, bene bene che vada, va a tre cilindri. Provo a fare 100 metri nel piazzale, impossibile, il meccanico insiste che è normale, ripeto, impossibile. Gliela lascio nuovamente, torno a casa in treno. Dopo una settimana vengo contattato, macchina ok, torno su in auto con amici, tutto ok. Aveva armeggiato sotto il tappetino lato passeggero anteriore. Cosa c'è lì sotto? La centralina, ma non penso che possa centrare niente. Ha voluto anche 100 euro in più. Ma io mi chiedo, è possibile? No, io non gliel'avrei dati, ma comunque va bene. Un'officina autorizzata può restituire un'auto inguidabile? Ma come si fa? Nessuno si è accorto di niente. Davvero mi domando che senso abbia avuto farmi far andare fino a Parma per darmi l'auto in quelle condizioni. E quello è un problema. Cioè io vorrei capire quello. Ma poi il problema più grosso è questo. Lui mi dice che l'auto ce l'ha ancora, ha avuto degli altri problemi. Quindi vabbè. Non è un'auto che amo particolarmente io. Allora, lui mi ha scritto una cosa sacrosanta e ha detto, ma tralasciando il fatto di far andare il cliente là, quando gli fai notare che l'auto non va, perché andrà a 2 la macchina, 2,5, e lui ti dice che va bene così, è quella la cosa preoccupante. Cioè, il problema di andare a prendere una macchina e avere un problema è capitato anche a me. Io non li ho fatti venire da così lontani, però la macchina prima andava bene. Quindi dico, guarda, scusami, cioè, cosa devo dirti? Va bene la macchina? No, non va bene. Quindi quando lui glielo fa notare, loro gli dicono, la macchina va bene così, è quella la cosa più preoccupante. Io personalmente, però, te lo dico fuori dai denti, amo le macchine d'epoca, ma non l'avrei fatta riparare. Questo è il mio piccolo consiglio. Ciao Gabriel, ti seguo grazie alla segnalazione di mio cugino. Stiamo andando lunghi oggi, ragazzi. Dal cugino della Svizzera, appassionato di auto molto più di me. Ho avuto dalle auto Fiat Uno Turbo, punto GT, Coupé 2000, Ferrari 348, Audi RS4, minchia, Ford Mustang, minchia. Purtroppo non ho queste possibilità, sono un povero ingegnere meccanico che guadagna pochetto, ma attualmente ho messo da parte un gruzzoletto che non voglio farmi mangiare dal prossimo governo e mi piacerebbe trovare una Corvette C4 ZR1, minchia, cioè, spero che hai messo da parte un bel gruzzoletto, perché aveva motore, aveva in collaborazione con la Lotus, quella macchina lì, quindi insomma, era mica male, perché apparteneva al gruppo General Motor, quindi chiaramente aveva quattro alberi a cami in testa. Io ho una Corvette C4 L98, quindi un aste bilancieri, c'era anche l'LT1 che era sempre aste bilancieri, quella lì, e la ZR1 aveva quattro alberi a cami in testa, quindi era un motore della Madonna. Una Corvette del 90-92, rientra nel mio budget, è storica, ha una potenza interessante, dovrebbe rivalutarsi nel tempo, visto il numero limitato di esemplari prodotti. Non rientra nelle tue preferite, lo so, anche se tu ne hai una simile. Che modello è? Te l'ho detto. Però non trovo grandissime alternative, ma se tu ne hai, dimmi pure. No, è una bellissima auto. Venendo al punto, a febbraio di quest'anno ne vendevano una all'asta a Parigi.
venduta e tenuta solo in Italia, pochi chilometri, quindi molto desiderabile. Purtroppo desisto perché un'asta è a Parigi e viene venduta a 30.000 euro. Mi sembra tanto poco. Mi dispiace, ma mi metto il cuore in pace. Attualmente cerco ancora un esemplare decente quando mi imbatto in questo annuncio. Mi manda un annuncio. È proprio la stessa, che adesso è in vendita in Belgio e vogliono 45.000 euro. Morale della favola, il professionista, senza fare niente, applica un leggerissimo ricarico di 15.000 euro e magari sarà anche un prezzo di mercato corretto, ma a me pare eccessivo. Che ne pensi? Spero di riuscire a passare e trovare in fiera a Padova. Se invece passassi dalle mie parti, sei il benvenuto. Allora, secondo me come cifre, anzi non è neanche salita molto, perché la ZR1 costava parecchi soldi anche anni e anni fa, quando altri Youngtimer non è che valevano molto, quindi rispetto ad altre non è salita molto. È una macchina di nicchia, va molto forte, sta molto poco in strada, però comunque sta poco in strada la mia, figurati questa. Cosa stai facendo, capo? Bevo un caffè. Ok. Il discorso della mail è interessante perché questo fanno i commercianti che vedete, comprano le macchine, magari gli va di culo che è bella e quindi chi sarà il prossimo acquirente magari la paga un po' cara, ma la macchina è bella, ma non per merito del venditore, ma per merito di quello che l'ha mantenuta prima. Ma il più delle volte comprano le macchine, ci applicano il loro ricarico, che ci pagheranno anche le tasse come tutti e va bene, però fondamentalmente è una macchina che non hanno fatto niente, quindi non hanno meritocrazia su quella macchina. Ecco, questa è la cosa più importante che voglio fare, qui che voglio dire. Quindi state attenti e fatevi dare più possibile, questo è il modo per inchiodare le persone. O in fattura un elenco del materiale che è stato cambiato e i lavori che sono stati fatti. In fattura, non su un foglio pigna a quaderno, a quadretti, ok? In fattura, oppure delle fatture precedenti di altre persone. Tanto le fatture ve le possono dare, vi danno le fotocopie, non sono materiale privato, come dicono. Non ce ne sono, delle lavorazioni fatte, ok? Hanno un anno di garanzia, quindi se sono fatture di 3 anni fa, valgono carta straccia, ma almeno si sa quello che è stato fatto e se è congruo a poi le condizioni che troverete l'auto. Vi mando un grosso abbraccio ragazzi, buon proseguimento di domenica a tutti, ricordatevi lo shop www.gasishop.com e ricordatevi di venire a trovare in fiera Padova, padiglione 6, lo stand non lo so, dal 20 al 23 20-23 ottobre, tanto non costa niente l'ingresso, cosa sono? Venite il giovedì, costa 50 euro, ve lo sconsiglio. Se venite il lunedì è gratis, se venite il lunedì è gratis, così smontate anche tutte le americane, la pavimentazione, tutto, anche perché ci portiamo via anche l'aria che c'è nel locale, sì. Visto i costi. Va bene? Un abbraccio grande, se avete bisogno di scrivere le mail, ricordatevi gabriele@gasiautomobili.it con le vostre storie, i vostri racconti. Vediamo se riusciamo anche domenica prossima a farlo. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima, ciao!